Suggestivo scenario delle basiliche paleocristiane di Cimitile si è svolto un convegno sul progetto di sviluppo integrato dell'area Nolana, un. Convegno al quale hanno preso parte il segretario generale della Regione Lazio Salvatore Ronghi, l'assessore regionale della Campania Salvatore Sommese, il consigliere regionale Angelo Marino e il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Un'occasione per parlare anche. D'altro, vediamo cosa ci hanno detto gli intervenuti al convegno. Ed eccoci con Salvatore Ronghi, già vicepresidente del Consiglio regionale, attualmente segretario generale della Regione. Lazio, un momento politico particolare, nonché leader e responsabile di città nuove, è un momento politico piuttosto confuso. Abbiamo la politica ostaggio dello spread delle polemiche. Un governo che pare non riesca a fare bene i conti. Da ex sindacalista ti chiedo: forse è il sindacato che oggi riesce a interpretare i bisogni della popolazione? Beh è chiaro che noi ci troviamo al cospetto di un paese ormai commissariato dalla finanza europea e quindi con, con questa prospettiva ovviamente viene meno il cardine della coesione sociale. È un, è un governo che ovviamente predispone i propri, i propri provvedimenti eh, attraverso i conti della matematica, quindi attraverso i conti di bilancio, ma non guarda gli aspetti sociali. Ed effettivamente oggi c'è un problema, il problema è che neanche più i partiti riescono a interpretare quelli che sono i bisogni sociali, perché anch'essi sono ormai vittime di quello che è un sistema mondiale, cioè il mondialismo finanziario che ovviamente schiaccia quelli che sono i bisogni degli ultimi di coloro che che non hanno poi la prospettiva reale se non quella del mondo del lavoro. Allora c'è un sindacato che però ovviamente in questi anni ha perso delle opportunità tale da poter essere oggi unico riferimento lo si è visto anche nella manifestazione di ieri dove c'è stata sicuramente una presenza notevole però se noi pensiamo al problema che ieri hanno portato in piazza cioè ci sono circa 200.000 chi dice 350, chi 200.000 esodati, c'è cioè persone che non prendono la pensione non prendono più lo stipendio ed è un governo questo che non riesce a trovare le risorse per dare una collocazione cioè dare il minimo di aspettanza che poi è il loro diritto perché sono stati messi fuori dal posto di lavoro non l'hanno scelto loro e non riescono neanche a ottenere la pensione ecco, questi sono i ritardi di questo Stato e ahimè, noi c'è una politica che non riesce a rispondere il ruolo che intende ritagliarsi città nuove nel contesto politico noi riteniamo che c'è bisogno di un nuovo paese di un nuovo stato, di un nuovo sistema un sistema che vada oltre al classico eh, modello rappresentato dalla partitocrazia che ha fallito mente. Eh, Tancendopoli non è stata sconfitta, anzi si è riproposta in maniera, in maniera diversa ma si è riproposta ma la cosa più grave è che non c'è stata una buona governance noi vogliamo partire da questa una buona governance, la buona governance parte da al territorio, dalle città. Ecco perché città nuove, perché noi riteniamo che attraverso il territorio può ripartire una nuova Italia, una nuova Italia che deve fondare i propri percorsi, i propri obiettivi sui valori e non sicuramente sugli interessi di poche famiglie e mai più partiti con eh, presidenti padroni e non partiti che, che non abbiano più lo spirito della democrazia. Ecco le amministrative per quanto riguarda le grandi città potrebbero eh, offrire delle sorprese ma sicuramente, sicuramente, io sono molto preoccupato per queste imminenti scadenze amministrative, la gente è stanca e ha ragione, la gente è demotivata e ha ragione, e la politica non è riuscita neanche in questa circostanza a rappresentare un ventaglio di novità in queste elezioni amministrative. Anche qui in Campania, in alcune realtà, si vanno a ripresentare questioni già trite e ritrite che sicuramente non rappresentano l'innovazione, neanche quel buon governo che la città chiede. Sarà sufficiente la riforma del sistema elettorale ad aggiustare qualcosa? No, assolutamente no. Non è sufficiente. Qui c'è bisogno di due riforme strutturali. Uno, quello che i partiti devono cominciare a essere vigilanti. vigilanza. Ecco, io mi aspetto che per esempio rinuncino alla quota di, di, di luglio. A luglio i partiti devono percepire altri 100 milioni di euro di finanziamento. Perché non vanno invece evoluti per adesso quelli che sono i bisogni sociali di questo Paese? Ecco, io mi aspetto la riforma dei partiti la riforma della legge elettorale ma principalmente una presa di coscienza di chi vuole fare politica puntando a una nuova classe dirigente puntando fortemente sul codice etico ma che non deve essere un pezzo di carta ma deve essere un moto di vita. Sentiamo ora Paolo Russo, parlamentare del PDL, Presidente della Commissione Agricoltura. Una politica che appare ostaggio dello spread e delle polemiche interne, un governo che pare non sia... In grado di fare bene i conti, soprattutto per quanto riguarda gli esodati, il sindacato sembra ora la forza in grado di interpretare i bisogni, le paure della gente. È così? Sì, intanto c'è un problema di carattere nazionale, di incertezza che mi pare sempre più evidente. Eh, fa, fa da contrappeso a questa incertezza invece la, la concretezza delle sensibilità territoriali che individuano i problemi e offrono anche soluzioni. Mi pare quella di oggi un'iniziativa che vada proprio in questa direzione. Non soltanto la voglia del, di, territori, ecco, di... di, di non la voglia dei territori di ritrovare la forza e l'entusiasmo, ma anche modelli di governance per trovare queste opportunità di sviluppo. Eh, eh, si, si vede qui eh, una doppia Italia: un'Italia che parte dal basso, partecipata, eh, ricca di fantasia e di voglia di fare, un'Italia che parte dall'alto, devo dire, un po' stanca e un po' eurocratica. Ecco, per quanto riguarda l'esito delle amministrative nelle grandi città, potrebbero registrarsi delle sorprese, potrebbero venire fuori dei nuovi scenari? Devo dire che non vedo grandi sorprese perché è presumibile che i grandi partiti tradizionali non riscuotano uno straordinario successo, forse un'ulteriore sollecitazione a ricomporre o se si vuole a scomporre, ricomporre anche le tradizionali aree e geografica, a cominciare dal popolo dei moderati che deve ritrovare maggiore forza, maggiore entusiasmo e soprattutto un'unica collocazione. Non è pensabile avere un'area moderata frantumata in mille rivoli, spezzettata con sensibilità che vanno verso destra, sensibilità che vanno verso sinistra, sensibilità le più varie che non trovano una collocazione unica. Non c'è da ricostruire un partito unico ma c'è da ricostruire una moderna area dei moderati d'Europa anche in Italia. Italija. Ecco, la riforma del sistema elettorale, se si farà, potrebbe favorire la ricomposizione dell'area moderata? Intanto tre cose sono indispensabili: ridurre il numero dei parlamentari, fare una legge che consente, consente due cose: da una parte ai cittadini di scegliere i parlamentari, dall'altra parte i parlamentari di sentirsi scelti dai cittadini, e poi la terza cosa è ridurre e limitare questa vergogna dei contributi ai partiti, che sono un ulteriore strumento, non soltanto una sottrazione di risorse da parte dei partiti nei confronti dei cittadini, ma anche un ulteriore elemento che droga il sistema democratico. Quindi tre cose da fare, da fare subito, per ricomporre le aree tradizionali del nostro Paese.